Io ritengo che il successo sia il raggiungimento dei propri obiettivi o del proprio obiettivo, non è la fama, la gloria, cose bellissime per carità, ma non c'è niente di più appagante, di più soddisfacente che raggiungere il proprio obiettivo. E credo che si debba partire proprio da questo. E credo che certe volte ci si dimentica anche di avere la curiosità, la voglia di capire qual è il nostro obiettivo. Certe volte ci facciamo un po', no, trascinare dagli eventi, dalla routine, da quello che... Invece dobbiamo essere un pochino più noi protagonisti. E questa voglia di capire quella cosa che io volevo fare, la cosa che mi appassionava, Patrizia ha parlato di passione, hai ragione, io volevo trovare qualcosa che mi appassionasse, è iniziata fin da bambino. E i miei genitori sono stati molto bravi a stimolarmi in questa ricerca attraverso lo sport. E dopo un paio d'anni che praticavo la ginnastica fu anche chiaro qual era il mio obiettivo. E lo scrissi in un tema, ha detto prima Patrizia, è vero, ce l'ho ancora a casa, ero in quarta elementare, sì. E la maestra ci diede il titolo, cosa vuoi fare da grande? E io scrissi, pensandoci poco, io da grande voglio vincere le Olimpiadi, punto. Era anche chiaro che il percorso per arrivare lì era un percorso difficile, complesso, faticoso, fatto anche di scelte difficili. E la prima fu quella di andare via dalla mia comfort zone, dalla mia abitazione, dalla mia palestra, all'età di 14 anni, perché quella palestra non aveva la possibilità e quell'allenatore di portarmi a raggiungere il mio successo, raggiungere il mio obiettivo. Era una grande convinzione questa. Ero pronto. E andai in questo centro di preparazione olimpica nel 1984, dove mi fecero un programma di 8 anni. Un programma giornaliero, mensile, annuale, per 8 anni. 4 quadrienni olimpici. E mi dissero, se tu segui questo programma, l'obiettivo lo raggiungi. Ho rotto il tendine d'Achille 6 giorni prima alle Olimpiadi di Barcellona, dopo 8 anni di lavoro. Ed è stato un momento molto difficile, perché principalmente perché quella convinzione che vi dicevo, no? Cioè, io ho un obiettivo, conosco il percorso, lo affronto, raggiungo l'obiettivo. Può essere che non sia così, non è una regola, ma può essere che durante questo percorso, boom, ti arriva un ostacolo alto, altissimo. E a quel punto, secondo me, poi hai due possibilità. La prima è rinunciare. Oh, ci sta, E la seconda è quella di fare il possibile per trasformare una criticità in un'opportunità. Capisco che è un concetto un po' complicato, ma certe volte, secondo me, non c'è altra soluzione. Non solo basta affrontare il problema, tu lo devi sfruttare il problema. E così ho fatto. E a me il tendine d'Achille me l'hanno riattaccato, però non avevo più quella possibilità al corpo libero di spingere per vincere una medaglia olimpica. A Barcellona non sarei andato, quindi ho detto, bene, sposto il mio obiettivo di 4 anni, Atlanta, non vincerò la medaglia a corpo libero, la vinco agli anelli, un'altra 3 su in cui andavo benino. E attraverso il cambiamento, certe volte il cambiamento ci fa paura, no? Uscire dalla nostra comfort zone, come parlano gli anglosassoni, ci fa paura, no? Perché tutto... Io al corpo libero avevo un talento naturale, entravo in palestra, in 20 minuti facevo il programma al corpo libero, easy, facile, gli altri ci stavano di più. Agli anelli non avevo per niente talento, avevo delle doti, scusate, delle buone doti, ma non avevo lo stesso talento. Sapete cosa ho dovuto fare? Lavorare di più, per sopperire alla mancanza di talento. Non c'è altra soluzione. E meno male, perché il lavoro paga sempre. Il lavoro ti permette davvero di raggiungere l'obiettivo, anche se non hai un particolare talento. Certo, è più difficile. Caspita, è più difficile, lo so. In palestra io agli anelli ci stavo non mezz'ora in meno rispetto agli altri, ma un'ora in più. No, io non gareggio per partecipare, io gareggio per vincere. Io voglio vincere. A una condizione, su questo guardate, sono molto fondamentalista. Nel rispetto totale delle regole, io preferisco una sconfitta pulita di una vittoria sporca, nel modo più assoluto, nella vita, assolutamente, e soprattutto nello sport. Non so una cosa, sono molto convinto. E la mia storia sportiva e umana me l'ha confermato. Ovvero che se credi davvero fino in fondo in un sogno, per me questo era un sogno, ragazzi, più che un obiettivo, cioè rifare le Olimpiadi dopo tutto quello che vi ho raccontato, era veramente un sogno. Ma se ci credi fino in fondo, ogni sogno è possibile. Io di questo sono convinto. Se ci credi fino in fondo, ogni sogno è possibile. E io auguro a tutti voi di realizzare proprio. Grazie.